Salve a tutti e bentornati a questa puntata special di Storie dal Vecchio Mondo. In attesa di conoscere gli sviluppi dell'eresia di Horus e affrontare la storia della dodicesima legione, ci concentriamo un momento su un approfondimento tematico su uno dei personaggi più importanti di tutta la storia dell'eresia di Horus. Ovviamente non parliamo dell'imperatore del genere umano, che avrà anche lui una puntata a parte, ma del suo braccio destro, ossia Malkador il Sigillita. Malkador il Sigillita è uno dei personaggi che trasversalmente attraversa l'intera storia della Grande Crociata, dell'eresia di Horus, fino alla fine degli eventi finali dell'assedio sulla Terra. Malkador il Sigillita, diciamolo subito, svegliamo subito le carte, è un perpetuo. Che cos'è un perpetuo? Il perpetuo è un'entità che è nata dalla fusione delle menti dei più grandi sciamani della Terra, che di fatto non può morire. Ossia, ogni qualvolta dovesse morire, risorgerebbe poco dopo. Il perpetuo più famoso di tutta la storia dell'Imperium è ovviamente l'imperatore del genere umano, che è nato nel 7000 a.C. in Anatolia dalla fusione dei più potenti sciamani della Terra. Ovviamente non è stato solo l'imperatore a nascere in quel periodo, ma anche il suo più fedele compagno durante tutta la sua esistenza terrena è appunto Malkador, che sarà conosciuto come il Sigillita o il reggente della Terra. La storia di Malkador è pedissequa a quello dell'imperatore, in senso che tutti i più grandi eventi delle guerre di unificazione, della creazione dei Thunder Warrior, dell'unificazione della Terra e della creazione del progetto Primarchi sono stati portati avanti dall'imperatore con l'ausilio ed il consiglio del suo più fedele alleato, Malkador appunto. E i primi incontri che i Primarchi ritrovati hanno avuto col Signore del Genere Umano sono avvenuti anche alla presenza del suo più fidato consigliere. Diciamo che nella creazione dell'Imperium, di quella che è stata l'infrastruttura anche amministrativa, è possibile vedere la mano e la gestione da parte di questo astutissimo personaggio, che aveva una forza psionica seconda a quella dell'imperatore, che poteva rivaleggiare con quella del primarca Magnus il Rosso. Le conoscenze psioniche di Malkador infatti erano talmente elevate che era uno delle poche persone, a parte i custodes, a poter fungere da proxy, da ricettacolo per l'immensa forza psionica rappresentata dal Signore del Genere Umano. La descrizione più fedele che si trova di Malkador il Sigillita, che viene rappresentato in molti degli affreschi imperiali, è quella di un vecchio impaludato in un lungo mantello, che porta come simbolo d'ufficio un bastone con un'aquila fiammeggiante. E in queste vesti, che ovviamente non sapremo mai se siano o no il suo vero volto, Malkador è passato alla storia dell'Imperium. Diciamo che di questo personaggio sono note molte delle gesta che ha fatto, in quanto, pur non essendo un guerriero, ha preso parte anche indirettamente ai maggiori eventi dell'eresia. Fu infatti Malkador, o meglio l'imperatore per tramite del suo Sigillita, a umiliare profondamente l'Orgar e la legione dei predicatori sul mondo di Monarchia, attraverso il quale Malkador sprigionò l'immensa potenza psionica del Signore del Genere Umano, costringendo il primarca ribelle e l'intera legione dei predicatori ad inginocchiarsi nella polvere. Cos'altro dobbiamo a Malkador? A Malkador dobbiamo la creazione dei Cavalieri Grigi. Il più grande lascito che Malkador ha fatto all'Imperium fu appunto la creazione di questo progetto parallelo a quello delle legioni degli Space Marine, di creare una forza combattiva tale, mescolando le abilità uniche dei Custodes, che però richiedevano un immenso sforzo di creazione, con il più facile processo di produzione di massa degli Space Marine, creando di fatto una forza parallela specificatamente dedicata alla distruzione delle creature del Warp. Infatti,
questo è un tema che approfondiremo quando parleremo del Signore dell'Umanità in persona, nel patto che ha portato alla creazione dei primarchi, Malkador era pienamente consapevole e, prevedendo l'esito futuro di quelle che erano le guerre che Horus stava conducendo contro il suo creatore, si era premunito di fornire all'Imperium un'arma ulteriore contro le creature dell'Immaterium, i Cavalieri Grigi, appunto. Ovviamente, prima di questo, Malkador aveva selezionato tra i vari combattenti, molti principalmente delle legioni traditrici, appunto, che non si erano ribellati alla volontà dell'imperatore, gli elementi fondanti di questo nuovo capitolo. Nomi che sono rimasti famosi: Natalien Garro, comandante della Guardia della Morte, Loken, capitano dei Lupi della Luna, Yacton Cruz, uno dei più anziani guerrieri della Legione dei Lupi della Luna, Severian, Tylos Rubio, tantissimi personaggi che sono leggenda all'interno del capitolo di Cavalieri Grigi. Al momento della loro creazione rappresentavano i Cavalieri Erranti che Malkador aveva selezionato personalmente affinché fungessero da suoi emissari. Ovviamente Malkador, questo non sappiamo se l'imperatore ne fosse o meno consapevole, ha agito in molte occasioni senza informare direttamente il signore del genere umano, ed in particolare una volta che l'imperatore del genere umano, a seguito del disastro del progetto Webway, a seguito dell'intervento di Magnus il Rosso, l'imperatore si ritirò nei sotterranei del palazzo imperiale e ascese al meccanismo del trono d'oro nel tentativo di chiudere la breccia demoniaca sotto la superficie della Terra, Malkador assunse il ruolo di reggente della Terra e si assicurò di portare avanti la difesa del sistema solare prima e della Terra poi, e nella specie del palazzo imperiale, contro gli attacchi di Horus. Se infatti Rogal Dorne è stato l'artefice materiale della fortificazione del palazzo imperiale, la mente dietro il lavoro del primarca della settima legione è appunto proprio quello di Malkador, il quale era un personaggio, se possibile, straordinario, uno dei personaggi più affascinanti dell'intera costruzione dell'eresia di Horus. Vi faccio alcuni esempi. Nello studio di Malkador il Sigillita, che è in una delle torri più alte del palazzo imperiale, dove l'aria è ancora pura e quindi proprio abbarbicato sui bastioni e sulla cima del monte Everest, nello studio di Malkador, all'interno di un campo di stasi, è presente la Monna Lisa di Leonardo. Malkador infatti era un grande collezionista dei lavori di Leonardo, e molte delle sue reliquie appunto appartenevano ad un'epoca dimenticata. Questa donna dall'enigmatico sorriso, che nella descrizione che c'è nei romanzi è facilmente riconducibile alla Gioconda, campeggia sopra la scrivania di Malkador il Sigillita. Ma non solo. Sempre nel suo studio, e ce lo racconta uno degli Space Marine che sono invitati a colloquio con Malkador, esiste una spada infilata in una roccia. Una delle antiche reliquie della Terra di Albia, così diceva Malkador il Sigillita, e accanto a questa spada c'è una coppa. Una misera coppa in legno in un piccolo reliquiario di stasi, che è lì, e l'assonanza con il Sacro Graal ovviamente non sfugge a nessuno. Di fatto il Santo Graal di memoria storica, di mitologia storica, è conservato nel 30° millennio nello studio personale di Malkador il Sigillita. Ma non solo. Malkador il Sigillita, allo scoppio dell'eresia di Horus, o meglio, quando si incomincia a capire che il primarca della 16ª legione è in rotta con tutti i suoi seguaci verso la Terra, Malkador si premura di mettere in salvo alcuni reperti di particolare interesse e invia un intero reggimento di guardia imperiale, quella che poi diventerà la guardia imperiale, a recuperare un importante manufatto nelle pianure di Gyptus. Queste guardie imperiali, dopo aver subito un po' di attacchi, perché ovviamente se il palazzo imperiale è ben fortificato e c'è una parvenza di civiltà, il resto della Terra, non appena seppe dell'arrivo di Horus, iniziò un attimino ad andare nel panico e miliardi di persone si accalcarono vicino al palazzo imperiale sperando di trovarne sicurezza.
Fatto sta che Giptus eruppe nella piena ribellione e questo manipolo di guardie imperiali subì enormi perdite per mettere in salvo, e questo è il testuale che si legge nei racconti dell'eresia di Horus, un sasso nero sul quale erano iscritte in tante lingue diverse sempre le stesse parole. Ovviamente l'assonanza è ben nota, Malkador il Sigillita ha investito centinaia di uomini per recuperare e mettere in salvo la stella di Rosetta, che è uno dei retaggi che molto probabilmente Malkador ricordava dalle sue vite precedenti e che cercò di salvaguardare rispetto all'imminente apocalisse che avrebbe devastato il pianeta. Ovviamente Malkador era appunto quale sigillita dell'imperatore, quindi reggente della Sacra Terra, e aveva il pieno controllo di tutte le forze presenti sulla Sacra Terra stessa. Rogaldorn, i Custodes, le Sorelle del Silenzio, o almeno quelli che non erano impegnati nella guerra attiva nella Webway, si interfacciavano direttamente con lui per avere ordini e direttive sull'imminente invasione. Tuttavia, il ruolo più importante che ebbe Malkador avvenne alla fine del combattimento sulla Terra, l'apice dell'assedio sulla Terra. Malkador il Sigillita prese il posto dell'imperatore sull'arcano meccanismo del Trono d'Oro, consentendo al Signore dell'Umanità di alzarsi e di teletrasportarsi insieme a Rogaldorn e Sanguinius sulla Vengeful Spirit ed affrontare e sconfiggere il Signore della Guerra Ribelle. Ovviamente l'energia del Trono d'Oro sviluppa un potere che pochi esseri nell'universo sono in grado di contenere e che solo l'immensa forza psionica del Signore dell'Umanità era in grado di gestire. Malkador rimase sui meccanismi del Trono d'Oro il tempo sufficiente a consentire al Signore del genere umano di porre fine alla ribellione, ma l'immenso potere grezzo che scorreva all'interno del Trono d'Oro consumò l'anima immortale, l'anima di un perpetuo, che appunto sacrificò se stesso in questo coraggiosissimo estremo sacrificio per permettere al Signore dell'Umanità, al suo antico maestro, al suo forse migliore amico, di poter compiere la propria missione, quindi uccidere Horus. Di questo è molto interessante notare come Malkador fosse pienamente consapevole. Pur non avendo il dono della profezia come altri primarchi, non avendo ereditato questo aspetto da parte dell'imperatore, Malkador il Sigillita, in un incontro particolare con l'imperatore nelle sue vesti di liberazione, ebbe la netta sensazione che l'ultimo dono che avrebbe fatto all'umanità sarebbe stata la sua vita. Infatti, in una partita a scacchi, combattuta e giocata con l'imperatore, come tante volte avevano fatto nel passato, infatti spesso e volentieri Malkador giocava a scacchi con l'imperatore o a regicidio con l'imperatore, e spesso e volentieri vinceva anche, in una di queste partite l'imperatore fece capire che la vittoria nell'ultima battaglia si sarebbe realizzata soltanto con un sacrificio importante che avrebbe consentito all'imperatore appunto di potersi liberare dallo scacco nel quale era stato rinchiuso e porre fine rapidamente alla partita. Il ruolo di Malkador in questo caso diventa ancora più importante, in quanto senza l'eroico sacrificio di Malkador l'eroe, molto probabilmente l'intero corso dell'eresia avrebbe avuto un altro esito. Ovviamente il contributo che Malkador ha dato all'Imperium non si è fermato con la morte fisica di Malkador il Sigillita, in quanto molte delle sovrastrutture imperiali attualmente esistenti sono state frutto dell'operato del Sigillita. Una su tutte, oltre ai Cavalieri Grigi, è la creazione degli Ordines dell'Inquisizione, in quanto molti dei capisaldi della lotta contro le forze demoniache e poi degli eretici e degli Xeno, ma Lordo Malleus, il primo degli Ordines dell'Inquisizione, venne fondato proprio come su volere del Sigillita, che appunto si stava costruendo un'arma per poter affrontare la minaccia rappresentata dagli Dei del Caos. Volendo
raccontare la storia del Sigillita, possiamo provare a fare una piccola ucronia, un cosa sarebbe successo se. Mettiamo caso che, perché oggi sappiamo che l'Imperium, pur avendo risentito moltissimo dell'operato di Malkador il Sigillita, una volta che l'imperatore del genere umano venne per l'ultima volta inserito all'interno dei meccanismi del Trono d'Oro, sappiamo che l'Imperium si è sviluppato ed è andato avanti con la creazione del Senato imperiale, dei sommi signori della Terra, di un'infrastruttura che si è assunta il compito di governare l'Imperium invece dell'imperatore. Ma cosa sarebbe successo se Malkador il Sigillita non fosse morto? Se la sua essenza psionica non fosse stata consumata dal Trono d'Oro e l'imperatore, rientrando in tempo dopo aver sconfitto Horus, salvasse di fatto la vita del suo reggente? Ovviamente non ci sarebbe stato alcun bisogno di nominare un governo, per quanto provvisorio, per quanto rappresentativo delle grandi potenze dell'Imperium, non avremmo avuto bisogno, in quanto Malkador, agendo già come reggente della Terra, avrebbe consolidato ancora di più il proprio potere. Anzi, se è vera la teoria che l'imperatore oggi, attraverso i custodes, soprattutto attraverso l'operato dei compagni, è in grado di manifestare una certa forza di volontà all'esterno del suo guscio mortale, ben avrebbe potuto continuare a guidare la galassia attraverso il suo più fidato consigliere, che già in passato aveva fatto da ricettacolo per l'imperatore e che avrebbe potuto continuare a farlo prestando un corpo fisico all'essenza immortale rinchiusa all'interno del Trono d'Oro. Certamente, e con ogni probabilità, non si sarebbe sviluppato il credo imperiale, ma anzi la forza di Malkador sarebbe rimasta salda sul credo imperiale, e quindi l'ecclesiarchia e tutte le varie divagazioni del dio imperatore del genere umano molto probabilmente non si sarebbero sviluppate all'interno dell'Imperium. Di fatto non avremmo le sorelle guerriere, ecco, se vogliamo fare un paragone, non avremmo avuto una forza armata di fanatiche devote all'idea del dio imperatore del genere umano. Altro discorso se avremmo avuto noi il Codex Astartes, perché il Codex Astartes è stata di fatto un'imposizione del primarca della tredicesima legione, al quale Rogal Dorn non era per niente d'accordo. E siccome il Rogal Dorn, al fine di scongiurare il ripetersi di una nuova eresia sul suolo della Sacra Terra, ha consentito e ha ceduto il passo rispetto ai desideri del fratello del primarca degli Ultramarine, possiamo immaginare che con l'appoggio decisivo di Malkador il Sigillita, che ovviamente agendo come reggente della Terra e quindi con alle spalle l'intera forza combattiva dei Custodes, ben avrebbe potuto evitare lo smembramento delle legioni in virtù di una coesione ancora maggiore rispetto ai voleri dell'imperatore contro i primarchi traditori. Avremmo avuto magari delle legioni più compatte, più coese, magari non tanti capitoli, quindi diminuendo ancora di più il rischio di eresia, come appunto è avvenuto nel futuro del Warhammer 40.000 con gli artigli astrali che sono diventati poi i corsari rossi. Quindi avremmo diminuito il pericolo di nuove eresie. Con gli Xeno i rapporti potrebbero essere rimasti più o meno come li intendeva l'imperatore, nel senso che guerra totale su tutti, con tutti gli Xeno, salvo lo studio e una certa forma di collaborazione con gli Eldar, che erano già stati consultati dall'imperatore in più di un'occasione. Eldar ad Ultran ricorda di aver conversato con l'imperatore, ed è possibile che lo abbia fatto anche col suo più fidato consigliere, che era appunto consapevole dei patti che l'imperatore aveva stretto per la creazione dei primarchi. Ovviamente queste sono mere illazioni, giusto per dare un po' di carne a questo video, per aggiungere qualche dettaglio a questa figura, che è una figura fondamentale. Di Malkador l'eroe si potrebbe raccontare e scrivere libri su libri, sulla volontà di questo personaggio di plasmare a suo modo, come di fatto ha fatto nel,
nella storia di Warhammer 30.000 e di Warhammer 30.000 il futuro dell'Imperium. Se questo video vi è piaciuto, se avete voglia di altri focus su qualche altro personaggio interessante, perché se Malkador è il primo dei perpetui, non ovviamente l'imperatore, ce ne sono tanti altri. Potremmo parlare di John Grammaticus, di Ollanus Pius, dei personaggi molto interessanti che hanno contribuito a loro modo alla creazione dell'Imperium di Warhammer 40.000, che sono stati determinanti nel prosieguo dell'eresia. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, se avete qualche altra curiosità su questo fantastico personaggio, fatemelo sapere. Non dimenticate di seguire il nostro canale, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sugli altri video di prossima uscita e di seguire la nostra pagina Facebook, il nostro log di Instagram, per non perdervi nulla delle attività della guida. Grazie a tutti per averci seguito. Il prossimo video, come già anticipato, sarà incentrato sulla storia della 12ª legione e quindi vi aspetto per parlare di Angron e dei divoratori di mondi. Grazie ancora e alla prossima puntata.